Buon pomeriggio amici di Siano, benvenuto al sindaco Giorgio Marchese e benvenuta anche alla consigliera comunale Grazia Di Benedetto che si trova Buonasera. in un posto particolare e se il sindaco, come dire, mi autorizza andiamo subito ad ascoltare il posto dove si trova Grazia e che cosa sta facendo, perché oggi per Siano è una giornata particolare perché c'è un open day vaccinale e Grazia Di Benedetto si trova lì, è così? Buonasera, sì, saluto innanzitutto tutti quanti. Io sono qua al punto vaccinale di Siano, istituito grazie all'amministrazione diretta dal dottor Marchese il 1º aprile. Devo dire la verità, è un punto vaccinale riferente da tanto tempo che funziona particolarmente bene. E devo dire che secondo me il punto di forza di questo punto vaccinale è il gioco di squadra. Innanzitutto perché fin dall'inizio siamo stati supportati dall'amministrazione comunale che ha messo a disposizione quanto noi diciamo facevamo richieste di cui avevamo bisogno, ma c'è soprattutto il supporto delle associazioni. Misericordia e Croce Azzurra, che devo dire la verità, fanno un lavoro encomiabile sul nostro territorio, che supportati veramente dall'amministrazione, da noi, perché sono loro che danno una forte mano per quanto riguarda anche la gestione, diciamo, delle persone che si sono rivolte al nostro punto vaccinale. Giusto per fare un attimo il punto della situazione, dobbiamo considerare che in un comune piccolo come Siano, la prima dose è stata fatta dall'87% delle persone. La seconda dose siamo arrivati ad una percentuale del 76%, inferiore, giustificata dal fatto che purtroppo alcune persone hanno contratto il virus. E alla terza dose, ad oggi, tenendo conto che siamo partiti con la vaccinazione per la terza dose a fine novembre, siamo già arrivati a vaccinare più del 57% della popolazione. Da Insomma, fine numeri. Sì, scusami, grazie, sentiamo un attimo. Numeri importanti per una comunità piccola, diciamo, come Siano, ed è anche gratificante il fatto che la popolazione risponde bene, diciamo, e capisce l'utilità del vaccino. Quindi è stata fatta un'ottima campagna di sensibilizzazione, Questo volevo dire. assolutamente, da parte degli operatori sanitari, da parte del distretto diretto dal dottore Rocco Basile e da parte, ripeto, da parte dell'amministrazione comunale che ha, diciamo, pubblicizzato, ha sensibilizzato la comunità. Infatti, nell'ultimo periodo abbiamo anche cominciato a vaccinare la fascia di età tra i 5 e gli 11 Ci anni, torniamo su questo, tenendo conto. scusami, grazie, ti fermo un attimo perché volevo sentire un Prego. attimo il sindaco su questo, no? Hai fatto una scelta anche in termini di comunicazione coraggiosa, evitare il bollettino quotidiano, lo fai settimanale adesso, no? Dei contagi, chi guarisce, chi non guarisce, chi si contagia, però hai puntato molto su questa campagna per la vaccinazione e ci diceva grazie, alla fine i dati, i numeri vi stanno dando ragione. Buonasera a tutti, ciao Grazia, ciao Mario. Signor Infatti noi dall'inizio abbiamo puntato su questa comunicazione, rafforzando il punto vaccinale di popolazione, a cui va il mio ringraziamento, come diceva prima il consigliere Di Benedetto, ringraziando tutti gli operatori sanitari, i medici di base, i funzionari ASL, tutti quanti e anche i volontari di Croce Azzurra e Misericordia. Abbiamo nomi importanti per quanto riguarda le vaccinazioni. Mi premeva anche di sollecitare ancora di più i pediatri e gli altri medici affinché sollecitano anche la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, perché siamo forse un pochino in ritardo anche per lo scetticismo che ci sta da parte dei genitori. Però per quanto riguarda poi il bollettino, abbiamo deciso insieme al centro operativo comunale di comunicare alla popolazione una volta a settimana, per cercare di evitare tante, tante chiacchiere, perché la situazione è abbastanza sotto controllo. Infatti il mio ringraziamento va a chi è ancora in ospedale. Abbiamo un solo ospedalizzato che a quanto pare è una situazione critica, però ora è in netto miglioramento. E quindi diciamo che con questa ondata di virus stiamo riscontrando non molte criticità. Un ringraziamento particolare va anche agli insegnanti, al dirigente scolastico, agli operatori personale non docente, quando stanno facendo un lavoro duro, perché abbiamo avuto almeno dal 22-23 dicembre
un aumento, un'impennata di positivi che poi man mano sta scemando dal 15 gennaio in poi. La situazione Allora, prima, è scusami, ancora sindaco, critica. prima di tornare con Grazia, perché diamo anche l'ultimo appello, perché il centro l'Open Day va avanti fino alle 20 di stasera, quindi poi sarà a te fare l'ultimo appello. Riguardo ai bambini, altra iniziativa del comune è quella dei tamponi gratuiti per i bambini in età scolastica che devono rientrare a scuola. Allora, su questo anche un impegno tuo, però è bene chiarire chi può accedere a questo beneficio. Abbiamo anticipato anche il governo nazionale perché sentivo, leggevo l'altro giorno che forse anche per la scuola primaria, dove non è previsto, forse ancora ad oggi non è ancora previsto, con il certificato del medico, del pediatra, del medico di base, potrà accedere presso qualche farmacia o laboratorio convenzionato per fare il tampone di controllo. Noi invece, grazie anche alla farmacia Liberti, Antonella, che ringrazio pubblicamente, che ha messo a disposizione 300 tamponi antigenici gratuiti solo ed esclusivamente per chi è in quarantena, per cercare di anticipare l'entrata a scuola, in quanto l'USCA in questo periodo è un pochino intasata e quindi la convocazione da parte del bambino avviene non dopo i 5 giorni, nei 10, ma un pochino più avanti. E quindi noi, con l'ausilio anche sempre dei volontari del Centro Operativo Comunale di Misericordia e Croce Azzurra, abbiamo come amministrazione abbiamo consegnato loro dei voucher, verranno chiamate le famiglie e il voucher è solo per i bambini, ripeto, che sono in quarantena e al quinto giorno per cercare di farli rientrare prima. E poi volevo ribadire che è importante solo il giorno stabilito. Devono recarsi presso la farmacia Liberti solo nel giorno stabilito da quando si riceve la chiamata dal COC e solo in quel giorno possono presentarsi a fare il tampone. Stiamo cercando di recuperare anche questo tempo con l'impegno di tutti e con la speranza che almeno al più presto, spero, Si alla possano fine di questo realizzare mese, le nel operazioni di mese di rientro in febbraio, classe. Poi, insomma, il punto è questo. e si possa Sentire ai davvero, ragazzi anche con la terza dose, arrivando con la terza dose, anche all'87%, che compreso, come diceva Grazia, coloro che sono sono risultati positivi, che devono comunque attendere, penso che sia un risultato ottimo per una popolazione come si ha. Allora, a proposito di prima, seconda e terza dose, grazie di Benedetto, l'Open Day vaccinale al centro vaccinale di Siano va avanti, è iniziato da poco, no? Iniziato da poco e oggi pomeriggio abbiamo scelto, diciamo, di fare questo Open Day perché da domani, dal 1 febbraio, molti Green Pass sono purtroppo in scadenza e quindi avevamo avuto richiesta da parte di persone che devono rientrare al lavoro, studenti che devono frequentare scuole e università e quindi abbiamo messo questa data aggiuntiva. Diciamo che noi come punto vaccinale preferiamo sempre agire sulle convocazioni perché convocando, diciamo, è più semplice gestire le persone davanti al punto vaccinale e quindi è più regolamentato l'ingresso e si evitano assembramenti. Però diciamo che grazie anche all'ausilio del comandante dei vigili che saluto, ripeto, i volontari della Croce Azzurra, si riuscirà sicuramente anche oggi a disciplinare. Diciamo che l'orario è dalle 15 alle 20, però abbiamo vaccini a disposizione, quindi vediamo un attimino, siamo in attesa delle persone che ne facciano richiesta, cercando di evadere, diciamo, in maniera puntuale, tutte le richieste che ci perverranno nel pomeriggio. Bene, allora ricordiamo fino alle 20, per chiudere, prima di salutarvi, di ringraziarvi, anche perché Grazia è impegnata anche sul fronte dell'organizzazione del centro vaccini, oltre ad essere un'operatrice sanitaria, quindi credo che darai una mano in tutti i modi, no? Assolutamente, diciamo che lavoriamo un po' su tutti i fronti, è necessario questo affinché il punto vaccinale vada bene, ripeto, è il lavoro di squadra, penso, il nostro punto di forza. Sindaco, vogliamo dare qualche aggiornamento anche sui cantieri? Perché so che sono tanti a Siano che vogliono sapere, insomma, le opere pubbliche a che punto sono. Eh sì, no, prima di questo volevo fare, come diceva Grazia, la puntualizzazione effettivamente è stata molto precisa per quanto riguarda la Polizia Municipale con il comandante e i due agenti nastri,
Nastia e Agovino, che sono arrivate anche in una situazione circa 15 giorni fa, quando abbiamo avuto un assalto al nostro centro vaccinale, perché forse era l'unico che era aperto un pochino a tutti, però poi si è stabilito comunque delle regole un pochino diverse, che siamo andati molto più spediti, e oltre a questo ci sta da ringraziare anche loro, che stanno facendo un ottimo lavoro anche con il controllo dei Green Pass, spesso presso i locali e presso le attività, e tutto sommato la situazione è tranquilla, perché volevo anche ringraziare i cittadini di Siano, che ci stanno dando una mano e stanno comportando in maniera encomiabile. Per quanto riguarda poi i lavori che stanno procedendo, abbiamo ripreso i lavori per quanto riguarda la villetta, la villa comunale di via Spinelli nel cuore del paese. Purtroppo ci sta ancora un pochino di tempo, perché forse con tanti lavori del 110% sono fermi anche, per esempio, deve arrivare della parte in ferro, che le aziende proprio che lo producono sono un pochino in ritardo. Però l'ufficio tecnico ci diceva, a cui va il mio ringraziamento, perché nonostante i tanti problemi stanno lavorando tutti i dipendenti comunali, i funzionari, in maniera veloce, non si sono mai fermati manco loro. Un paio di mesi sarà pronta la villa comunale. Stiamo per andare a gara anche per gli altri finanziamenti che abbiamo avuto dal Ministero dell'Interno. La strada Siano-Brasigliano Castel San Giorgio, che è stato firmato il contratto, e quindi partiranno il lavoro, dove sul nostro territorio sono previste delle rotatorie, l'illuminazione, e anche una parte nella zona sud di una strada che poi raggiungerà direttamente la cosiddetta via di fumo. Quindi sono le tante cose ancora in cantiere che l'amministrazione, soprattutto voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali che si stanno impegnando più del dovuto per cercare di rilanciare sempre di più il paese e ottenere risultati sempre, sempre brillanti. Bene, allora ricordiamo che l'appuntamento con il Focus Comune di Siano torna da oggi per ogni lunedì a partire dalle 15 in diretta sulla pagina del Comune di Siano. Io nel frattempo ringrazio Grazia Di Benedetto, le auguro buon lavoro. Grazie a voi. Buona vaccinazione, si dice così. No? Buon lavoro, grazie tante. Grazie Sindaco. Grazie al Sindaco, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci. Buon pomeriggio.